L'industria videoludica, si sa, è una tana di serpenti. Un mondo dove la concorrenza è spietata, dove tutto corre e se non stai al passo, sei finito. Decine di software house aprono e chiudono i battenti continuamente. Non fa di sicuro notizia il fallimento di una in più o una in meno, ma quando a chiudere i battenti è uno studio di sviluppo che ha creato alcuni fra i brand più famosi dell'intera storia videoludica e che ha fatto sognare milioni di videogiocatori per oltre 20 anni, beh, allora lo shock è comune. A marzo 2015, come credo molti di voi già sapranno, è stata chiusa da Electronic Arts Maxis, la storica software house che ha inventato il genere dei simulatori di vita e di città. Con questo video, noi di Spazio Games vogliamo rendergli omaggio, ripercorrendo gli eventi più importanti della sua storia. Ringrazio Gabo Replay, che ha scritto con me il testo del video, nonché recuperato la maggior parte delle informazioni. Detto ciò, siamo pronti a cominciare. ...1987. Due uomini, Will Wright e Jeff Brown, avevano un obiettivo: convertire per PC e pubblicare su larga scala un progetto sul quale lavoravano da tempo. Un gioco totalmente nuovo, in cui per la prima volta non bisognava distruggere, ma costruire. Un gioco il cui nome era SimCity. SimCity, nato dalla geniale mente di Will Wright, nel 1987 era già nato, disponibile in un limitatissimo numero di copie per Commodore 64 e assolutamente non in commercio. Dopo il continuo rifiuto da parte di diversi publisher di prendere in mano i costi finanziari della conversione per PC, i due decisero di fondare una loro società per la pubblicazione del gioco. Era nata Maxis. La pubblicazione di SimCity arrivò nel 1989 e fu un enorme successo commerciale per l'epoca. Fin dalla sua prima incarnazione, il titolo presentava una notevole profondità e fece breccia nel cuore di milioni di sindaci virtuali. Will Wright non era però un tipo da sedersi sugli allori. Al genio americano piaceva sperimentare. Nei successivi anni, quindi, invece che concentrarsi sul seguito ufficiale di SimCity, Maxis pubblicò diversi titoli assolutamente sperimentali, che si rivelarono essere degli immensi flop. SimHunt, SimFarm, SimLife, una serie di fallimenti che convinsero la software house a tornare sui propri passi e realizzare l'attesissimo seguito. Nel 1994 uscì su PC SimCity 2000. Il gioco vide l'introduzione di una serie di novità nel genere di city builder che porteranno all'evoluzione e alla nascita di molti altri giochi simili a SimCity. Titoli che però per anni non riusciranno a battere l'originale in quanto a qualità e cura dei dettagli. L'utilizzo di una visuale dimetrica, l'aggiunta di vari livelli su cui costruire la propria città e la possibilità di controllare al meglio il sistema di metropolitane e distribuzione dell'acqua, nuovi edifici e la tanto amata arcologia. Un miglioramento sotto tutti i fronti rispetto al capitolo precedente. SimCity 2000, ancora oggi, viene ricordato da alcuni come il capitolo migliore e più innovativo della serie. Il titolo infatti fu un successone e venne convertito anche per numerose console dell'epoca, con risultati talvolta molto scadenti. SimCity 2000 approdò infatti oltre che su PC, anche su Amiga, Sega Saturn, PlayStation, Nintendo 64 e nel 2003 addirittura Game Boy Advance. Rimpolpati i conti aziendali, ecco che il caro Will Wright decise di ricominciare gli esperimenti. Sim Golf, Sim Park, Sim Copter, altra carrellata di titoli con il suffisso Sim, che furono uno più flop dell'altro. L'unico esperimento che in quel periodo riuscì fu Pinball, il famosissimo flipper per PC, integrato con la maggior parte delle vecchie versioni di Windows. L'aumento dei costi di sviluppo, che in quegli anni coinvolsero molte software house, e la necessità di grossi investimenti per la realizzazione del seguito di SimCity 2000, aprirono la strada alla cessione della software house a un publisher decisamente più rinomato. E così, nel 1998, Electronic Arts acquisì Maxis e, con la liquidità immessa dal colosso americano, il team di Wright riuscì a pubblicare nel 1999 l'attesissimo SimCity 3000. Il gioco, pur non vantando una grafica tridimensionale, riuscì ancora una volta a differenziarsi dai precedenti capitoli della saga, grazie a una serie di nuove meccaniche dedicate che perfezionarono l'esperienza simulativa e gestionale del gioco.
una delle feature più interessanti presenti in questo nuovo capitolo, oltre alla presenza di un sistema di gestione della spazzatura, fu proprio l'importanza data all'avanzamento del tempo. Se in SimCity 2000 le centrali elettriche potevano diventare inutilizzabili solo a seguito di alcune catastrofi o alla mancanza di risorse prime da cui ricavare l'energia, in SimCity 3000 col passare degli anni queste ed altre strutture iniziavano a perdere di efficienza e affidabilità, erogando ad esempio meno energia rispetto all'inizio o diventando più soggette a guasti o incidenti. Queste ed altre migliorie portarono la critica e i giocatori a lodare più volte la complessità e la completezza dell'esperienza offerta dal gioco, che pur non rivoluzionaria rispetto a SimCity 2000, portarono il gioco a migliorare leggermente sotto ogni punto di vista. Maxis inoltre non rifece l'errore di pubblicare il gioco anche per console, snaturandolo. SimCity 3000 era e rimane una splendida esclusiva PC. Anno 2000. Sopravvissuti al Millennium Bug, Will Wright e i capoci di Electronic Arts decisero di fare un salto nel vuoto, pubblicando un vero e proprio nuovo genere. Un simulatore di vita. Il 4 febbraio 2000 venne pubblicato The Sims, e il successo che ne derivò lasciò interdetti probabilmente anche gli stessi ideatori del gioco. L'idea di The Sims, come sicuramente saprete, era semplice ma geniale. Creare un simulatore di vita, una versione virtuale della casa delle bambole. L'impronta così casual, ma al contempo profonda e sfaccettata, riuscì a conquistare sia il pubblico maschile che quello femminile, riuscendo a far avvicinare al media videogioco un pubblico da sempre distante a questo tipo di intrattenimento. Con The Sims, Maxis e soprattutto Electronic Arts inaugurarono anche un nuovo tipo di marketing, il marketing basato sulle espansioni. The Sims fu infatti solamente il primo mattone di un'esperienza che nel corso degli anni andò ad ampliarsi e migliorarsi grazie a un gran numero di espansioni a pagamento. Ciò che ora vediamo in moltissimi videogame, con DLC che vengono rilasciati in continuazione, fu inaugurato proprio dalla serie di The Sims e fornì alla casa statunitense introiti regolari che gli permisero di lavorare con calma a seguito di SimCity. Nel 2003 infatti uscì SimCity 4, l'ultimo grande SimCity degno di questo nome, e a mio modo di vedere il migliore in assoluto. Il gioco, oltre ad apportare numerosi piccoli miglioramenti e bilanciamenti alla formula ormai collaudata della serie, proponeva finalmente una veste grafica in semi 3D. Il gioco era infatti in un apparente 3D, che però non permetteva di scostarsi dalla visuale isometrica. L'impianto grafico per l'epoca era comunque di tutto rispetto, considerando l'ampiezza delle mappe. L'espansione Rush Hour introdusse un nuovo sistema di trasporti a disposizione dei sindaci virtuali, con tram sopraelevate, metropolitane e molto altro. Insomma, ancora oggi SimCity 4 è il simulatore di città più completo in commercio, e di anni ne sono passati 12. Negli anni successivi Maxis si limitò a vivere di rendita sulle sue serie. Soprattutto The Sims fu una vera e propria gallina dalle uova d'oro, con diversi capitoli pubblicati sia su console che su PC. Con il sistema di espansioni continue fecero guadagnare cifre enormi a Electronic Arts. Dal punto di vista delle sperimentazioni, nel 2008 venne pubblicato l'ultimo lavoro di Will Wright. Spore, un affascinante simulatore di evoluzione, dal livello monocellulare alla conquista galattica. Un titolo ambizioso che peccò forse di troppa ripetitività nel gameplay e che non vendette quanto The Sims o SimCity, ma che ebbe comunque un discreto successo. E SimCity? SimCity che fine fece? Beh, nel 2006 fu rilasciato SimCity Societies. Il gioco, oltre a una grafica finalmente in 3D, presentava un gameplay di una piattezza assoluta, con un livello di difficoltà quasi inesistente che fece gridare al linciaggio i milioni di appassionati che aspettavano un quinto capitolo. Il vero e proprio quinto capitolo arrivò nel 2013, attesissimo da molti e con grandissime aspettative, si rivelò la pietra tombale di Maxis. Il gioco infatti, tralasciando un lancio disastroso in quanto a stabilità sia dei server sia del client di gioco vero e proprio, si rivelò una versione troppo riduttiva e semplificata di SimCity 4. Mappe troppo piccole per poter creare una città di un certo spessore e un livello di difficoltà che veramente rasentava il ridicolo.
Il gioco, dopo una decina di ore di gameplay, aveva già dato tutto ciò che poteva dare, e questo per un SimCity era inconcepibile. Le scarse vendite e le pesanti critiche affossarono i conti di Maxis, ormai orfana di Wheelwright dal 2009, e a marzo di quest'anno Electronic Arts ha annunciato la chiusura dello studio. Al destino, si sa, non manca l'ironia. SimCity, il titolo che rese grande Maxis, è anche il titolo che l'ha definitivamente affossata. Resta comunque il ricordo e l'innovazione che questo studio ha portato al mondo videoludico, un mondo che sicuramente senza Wheelwright e Maxis sarebbe decisamente diverso. Noi di Spazio Games abbiamo voluto ricordarli così. Un saluto da Ciro e ad un prossimo video.